La sesta edizione del premio Haussmann e Kopacek Philippe premia la ricerca sull'energia e i ricercatori Enea. Un segnale di una maggiore sensibilizzazione su queste tematiche in campo della formazione? Come sapete, noi diamo un premio che varia di anno in anno, passa dalla ricerca alle arti. Quest'anno tocca alla ricerca e dopo aver premiato delle ricerche un po' più mirate nel campo medico, come abbiamo fatto finora, abbiamo deciso di fare qualcosa che invece si rivolga più a un lato economico anche, cioè quello dell'energia. L'energia che ovviamente è qualcosa che riguarda tutti noi, sia come produzione che come conservazione e risparmio. Quindi penso che premiare delle persone che abbiano si siano distinte in ricerche particolari che riguardano queste macro aree, in particolare dell'Enea, sia fondamentale, sia un ottimo modo per sensibilizzare l'opinione pubblica. Assieme al premio si investe anche in una scuola laboratorio sulle energie pulite alla Casaccia. Sì. Qual è il valore di questo investimento e come sarà strutturata la scuola e la formazione? Il valore puramente economico sarà da parte nostra nell'ordine di una ventina di mila euro ed è un campus riservato a studenti e a ricercatori, quindi persone comunque giovani che hanno finito da poco gli studi o liceali o universitari e che siano interessati a sviluppare qualche loro idea, innanzitutto a conoscere le tematiche dell'energia, della conservazione dell'energia e poi a sviluppare qualche loro idea che potrebbe anche essere, anche in passato ci sono stati giovani che sono usciti fuori con delle idee brillanti e innovative, quindi bisogna dare il massimo delle possibilità a queste persone. Ci sono anche giovanissimi dalla scuola secondaria? Giovanissimi credo di no, credo che si parta comunque da persone che hanno preso una maturità, un diploma di secondaria, quindi giovanissimi nel senso di 19-20 anni, sì. Dall'alto dei miei 66 i giovani sono dei bambini, ecco. Però non sono giovanissimi nel senso geni di 14-15 anni, ecco. Sono delle persone che hanno fatto già tutto un percorso di cultura e che quindi sono più preparati a recepire dei messaggi che gli possono arrivare da questo campus.